Andiamo avanti e andiamo a vedere cosa ci dice per il segno della bilancia. Il segno della bilancia, diciamo, ha poche possibilità, normalmente anche il segno della bilancia, di gestire dei patrimoni economici e finanziari. Il segno della bilancia è un altro segno tipicamente spiantato. Ci sono grandi morti di fame nel segno della bilancia, che magari lavorano perché sono anche lavoratori, ma tendono a sputtanarsi i soldi anche qua in cose estetiche. Sono donne del segno della bilancia che si sputtanano vere e proprie fortune in prodotti, come si chiamano, di estetisti, talvolta anche chirurgia plastica. Non sanno consolidare, non sanno consolidare. E vediamo quindi però anche per il segno della bilancia, che quindi l'esortazione è quella di diventare più pratici, più pragmatici, come imparare a gestire diciamo la situazione. Vediamo cosa dicono i tarocchi Zen di Osho. E beh, ti dicono di seguire il flusso, perché il segno della bilancia la fa sempre un po' fuori dal vasino, no? Quindi cerca di seguire il flusso, non metterti diciamo in situazioni diverse. Vai alla ricerca dell'interiorità, ecco, questo è fondamentale per il segno della bilancia. Il segno della bilancia è troppo superficiale. Cerca di, se spendi soldi, fare degli investimenti. Acquista una casa, acquista, non acquistare vestiti. I vestiti li compri oggi, domani non valgono niente. Ti compri la borsa da 1.000 euro e il giorno stesso che te la sei comprata, non vale già di meno, no? Fai investimenti su immobili e fai attenzione alle persone che incontri, perché potresti incontrare, attenzione, caro bilancio, in questo periodo, delle persone che hanno una doppia faccia, quindi potrebbero indurti a fare delle scelte. Quindi fai molta attenzione alle persone che incontri, perché potrebbero, diciamo, portarti su, tra virgolette, sulla cattiva strada. Quindi la bilancia non ha dei pianeti ostili, diciamo, non ha pianeti ostili in questo periodo, ha delle grandi possibilità, ma diciamo deve prestare un po' di attenzione, ovviamente. Non ha pianeti ostili, comunque, la bilancia. Quindi, dal punto di vista dell'economia e della finanza, le possibilità ci sono, quindi questo è da tenere presente, un fatto fondamentale. Quindi andiamo avanti, passato il segno della bilancia, vediamo lo scorpione. Lo scorpione purtroppo invece in questo periodo ha dei pianeti in opposizione, quindi ha dei pianeti in trigono, in quadratura negativa, per cui il segno dello scorpione sta attraversando un periodo di merda. Da un punto di vista economico-finanziario non sta attraversando un buon periodo. Vediamo un attimino come fare per diciamo per sviluppare. Vediamo un attimino lo scorpione per uscire fuori, perché l'astrologia è un fatto statistico. Ci possono essere anche delle condizioni negative, ma tu puoi agire, diciamo, e ottenere dei risultati. Un po' come dire, se ti hanno fatto delle previsioni negative, però tu attraverso il tuo libero arbitrio, attraverso la capacità di agire, potrai ottenere dei risultati, potrai comunque ottenere dei risultati positivi. Dipende proprio dalla tua capacità di agire, questo è fondamentale. E vediamo un attimino, che cosa. Intanto ringrazio Antonio Capasso. Che cosa ci dice, diciamo, per il segno dello scorpione? Cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho? Quindi tagliamo e vediamo un attimino anche per il segno dello scorpione quali sono le possibilità. Devi rimandare alcune cose. Quindi il segno dello scorpione è un periodo che deve starsene fermo. Rimanda le scelte. Perché se vai avanti così te lo pigli in quel posto. Cerca di rendere partecipi altre persone alle tue scelte e non viverti sensi di colpa. Perché lo scorpione talvolta,
si vive anche dei sensi di colpa, e ascolta la tua voce interiore, ecco, piuttosto che proiettarti all'esterno, cerca di ascoltare la tua voce interiore. Quindi per lo scorpione è un periodo che deve restare fermo, zero investimenti, non investire, non fare niente, non lanciarti in imprese, perché almeno per tutto l'autunno, ringrazio Cristina, perché almeno per tutto l'autunno ce l'avrai in quel posto. Per tutto l'autunno ce l'avrai completamente in quel posto, non riuscirai, grazie a Cristina, non riuscirai a ottenere nessun risultato. Quindi questo è da tenere presente, caro segno dello scorpione. Quindi il che non vuol dire sfiga, il che non vuol dire situazione negativa, ma vuol dire che devi saper prendere le giuste decisioni, fare le giuste scelte. Questo credo che sia fondamentale, insomma, per te. D'altra parte, essendo lo scorpione, normalmente tende a vivere una vita più concentrata sulla passione. E questo è un po' il grosso dilemma, no? Persone che sono molto concentrate sull'amore, sulla passione, perdono poi la possibilità di fare soldi. Perché, diciamoci la verità, noi abbiamo delle energie, no? Non è, se, è quello che, su cui facciamo focus. È quello che ci porta dei risultati. Quindi o fai focus su un uomo ricco, su una donna ricca, e allora però è sempre una persona esterna, non sono mai soldi tuoi, non è mai un qualcosa di tuo. Quindi conviene puntare più sui soldi che sull'amore. Tanto l'amore, tutto sommato, sono tutte cazzate, vanno e vengono. Ah, tra l'altro le persone poi si lasciano, prima si amano, poi si odiano, si respingono, quindi è tempo perso, cioè l'amore devi metterlo in secondo piano. La cosa fondamentale è concentrarti invece sulla possibilità di guadagno, sulla possibilità di consolidare il patrimonio, sulla possibilità di fare investimenti. Se tu riesci ad avere successo economico, finanziario, non avrai neanche poi difficoltà ad attirare persone, perché diciamoci la verità, sia uomini che donne che sono benestanti, che riescono a consolidare il loro patrimonio, hanno anche facilità di accesso alle relazioni sentimentali, perché naturalmente tendono ad attrarre, anzi, devono poi fare una cernita, devono poi fare una scelta. Lasciare andare alcune situazioni piuttosto che altre. Comunque, se andate a vedere tutti i miei video, vi esorto a iscrivervi a tutti i miei canali YouTube, avrete tutte le possibilità di avere tante informazioni sull'amore, su tante cose. Quindi seguitemi, mi raccomando, iscrivetevi a tutti i canali YouTube.